Ciao ragazzi da AgroLollo 204 e ben ritornati in un nuovo video, ragazzi. E sì ragazzi, come tutti gli anni ritorna sempre il fatidico 31 ottobre, vale a dire... Ebbene sì ragazzi, siamo ritornati pure quest'anno. Quest'anno ragazzi sto pure testando la lampada nuova che vi ho fatto vedere, con la luce rossa che tra l'altro come vedete è molto intensa. Adesso vediamo di regolarla un pochino. Vabbè, anche verde così è bellissimo, stile paranormale. E ragazzi, oggi andiamo a vedere per questo speciale di Halloween 5 video che sono riuscito a trovare. Per lo più ragazzi sono video che arrivano da Instagram, da YouTube, un po' da tutto ragazzi. Ho raccolto questa compilation e prima di andarcela a vedere e a commentare ragazzi, ricordatevi di lasciare like e iscrivervi al canale. E detto ciò ragazzi, spegnete le luci e mettetevi comodi. In questo primo video abbiamo la prospettiva di una dashcam montata sul parabrezza di un'auto di un uomo che sta percorrendo una strada di montagna in Texas. A un certo punto il guidatore accelera all'interno di una galleria e a causa di una curva improvvisa e l'asfalto ghiacciato, l'autista perde il controllo, sfonda il guardrail e scivola lungo il fianco della montagna. La cosa più scioccante è che la dashcam continua a riprendere tutto. Fortunatamente, grazie a una canalina di scarico per l'acqua, l'auto arresta la sua caduta e fortunatamente anche il conducente ne esce illeso. Quest'altro video invece è stato caricato dal profilo Instagram HorrorVibes666 e vediamo un uomo che con la sua bicicletta sta percorrendo una strada nel bel mezzo della notte dentro un bosco. La luce montata sulla bicicletta emette un fascio di luce molto potente che riesce a illuminare tutta la strada, però il ciclista passa vicino a una cosa che non si nota immediatamente. Fate quindi attenzione a sinistra. Il ciclista passa molto vicino a una creatura molto alta e completamente bianca. Vi ricorda qualcosa, ragazzi? Lo Slenderman. Infatti, come potete vedere, questa creatura pare che indossi un lungo vestito nero e abbia la pelle completamente bianca. O in caso contrario, voi ragazzi, che ne pensate? In questo video vediamo un esploratore che sta esplorando una vecchia casa fatiscente quando, aprendo una porta, si trova davanti una donna completamente incappucciata e con lunghi capelli neri. Dopodiché la porta si chiude improvvisamente e la donna misteriosamente scompare, però l'uomo, girandosi verso una finestra, vede a un certo punto il riflesso di un volto spettrale. Probabilmente questa donna, visto che si trovava dentro una struttura abbandonata, era una strega che stava compiendo qualche tipo di rituale. E voi ragazzi, che ne pensate? In questo video vediamo una donna che, non si sa perché, scende dalla propria auto dopo averla parcheggiata ai limiti di un bosco. Dopo essere scesa dalla vettura, la donna inizia a incamminarsi lungo un ponticello di legno che la porta in una radura e subito dopo, sul suo sentiero, vede una figura femminile completamente incappucciata. Per lo spavento, la ragazza fa dietro front e mentre torna indietro, la donna che ha visto prima gli corre incontro da dietro, facendola spaventare. Da come avete visto benissimo dall'ultimo fotogramma, probabilmente quella donna era solamente una cosplay che stava recitando. Ciò non toglie però che comunque il fatto che sorprenda l'altra ragazza da dietro faccia veramente paura. E voi ragazzi, che ne pensate? Io credo di non essermi spaventato mai così tanto nella mia vita, fidatevi. Questo video è il più recente che ho trovato e risale infatti al settembre 2022 ed è stato girato da un gruppo di amici in Perù. Notte fonda, il gruppo di amici si trova davanti a una strana creatura che cammina a quattro zampe con la schiena inarcata e a testa in giù. I lineamenti somigliano molto a quelli di una persona, però più che altro è la posa che è molto innaturale.
molte persone pensano che questa sia una persona che sia posseduta da un demonio, altri invece pensano che sia una creatura sovrannaturale come un lupo mannaro o il The Rake. Comunque sia ragazzi, il mistero è ancora fitto su questo video e soprattutto su che cosa sia la cosa immortalata nel video, quindi restiamo per sempre nel dubbio. Anche quest'ultimo video proviene da una dashcam e si vede un uomo mentre guida su una strada durante un temporale, ma adesso guardate che succede. Il SUV che precede l'auto viene letteralmente colpito da un fulmine. Il tutto avviene di punto in bianco e in una frazione di secondo. Inoltre, la visione dell'auto colpita dal fulmine è molto spaventosa e anche quasi sovrannaturale. Fortunatamente, il conducente e gli altri passeggeri dell'auto sono salvi, grazie comunque alle gomme che hanno provveduto a dissipare l'energia elettrica del fulmine. Secondo una mia ipotesi, il fulmine sull'auto potrebbe essere stato attirato dall'antenna radio. E voi ragazzi, che ne pensate? Secondo voi, come potrebbe essere accaduto tutto questo?